Io dico solo una cosa, voglio parlare con te, Angelo Alfano. Tu oggi hai visto anche Presidente della Repubblica. Siamo siciliani, giusto? Dimmi se è normale quello che è successo in Italia. Innanzitutto, quello che è successo ieri che abbiamo visto a Piazza di Spagna, già era successo il giorno prima a Campo dei Fiori e vi siete trovati così. La polizia ogni minchia era già italiana, un vicino a beata minchia, un vicinente. Avete continuato a fargli fare quello che volevano. Poi ci fu la partita e lì dietro un ben servito di Kindle Internazionale che hanno distrutto tutta Piazza di Spagna, Via dei Condotti, hanno distrutto il Campo dei Fiori. E tu mi vieni a dire a me, a Emilia Clementi, l'Europa è con noi? Cominghia è l'Europa, scusami. Unni su, che ne lassaro soli, ne lassaro completamente soli. Ora gli olandesi non vogliono pagare. Anzi, avete dato la cosa direttamente a quelli quattro cretini che si fecero pigliare, perché si fece 45.000 euro, 40.000 euro, avete dato così, tanto per dire una somma. Ma chi è somma? Ma chi è verso chi su capite quanti? Ma che minchia è politica? No, poi dici che uno non va a dire parolacce, ti deve comportare da signora. Ma quale signora e signora? Avete rotto le cosiddette palle a tutta l'Italia. Non ne possiamo più. A Capodanno poliziotti non ce n'erano perché si misero tutti in malattia. Ora per chi giustamente ci fu la partita e stavano lì a guardare perché chi piglia lo stipendio e giustamente aveva la famiglia, ci hanno stato morti e manco hanno stato risarciti. Che minchia di legge abbiamo in Italia? Che cosa abbiamo noi di protezione? Zero. Zero. Poi gli olandesi fanno tutti i mistici a loro casa. La cicca della sigaretta no, nella strada non esiste, il giornale, il libro, fanno tutti i signori. In Italia venne a cacano tutti. Ora stanno venendo fino all'ISIS a cacare in Italia. Ma la vogliamo finire, sì o no? Ma vi volete mettere un cervello a posto? A me di raccattare la caccia F-35 con serbe in annendi, che cacci vanno boom di kit internazionale per mandarle al proprio paese. Che minchia di grana ne uscite? Ma per come tassate tutti i politici, ha cominciato a dare grana ai poveretti comunanti. La prima mia che hai avuto 5 attentati dolosi in 5 anni. Nessuno si è permesso a dire che cosa c'è bisogno. Mi presentavo io quando c'era sindaco Alemanno e non mi ha dato neanche un colloquio. Non mi ha dato un colloquio, mi dicessi cazzate perché io ci vengo una sera quando c'era la cosa del Colosseo e mi ha detto ti faccio chiamare e non mi ha chiamato. In primis, secondo l'assicurazione non ci ha dato niente, perché comunque era dall'inizio e soltanto il primo attentato a noi ci hanno pagato la vetrata, l'assicurazione, poi non ci ha pagato niente. Io avevo 5 anni che ad ogni grana allo Stato, che io pago i danni per mantenere un'attività del cazzo, perché giustamente devo andare avanti, che è il mio stipendio, io con il mio stipendio ci devo pagare i due prestiti che ho dovuto fare per mantenere un'attività. E ci disse allo signore, o mi illumino o mi ammazzo. E mi illumina, perché ora faccio un'altra attività, perché il signore mi dette la grazia di trovare gente per bene da investire nella mia idea. Ma chi sto cristiano che si ammazzara ieri sera, che ha avuto un'impresa che non ha saputo mantenere perché doveva pagare un sacco di cose che lo Stato non l'ha mai aiutato in niente, e ci sono politici che si meritassero di essere ammazzati veramente per sto Stato. A me ci sono già a governare e a pigliare sorda gente onesta come un Andri, e io poi mi devo fare pure arrestare perché dico queste cose nei social. No, io dico la verità perché sono stanca, sono stufa di andare avanti in un'Italia così, che magari mi esce dalla porta, che cosa faccio? Mi trovo sgozzata dell'ISIS, perché chi si sgozzano? Poi mi trovo ammazzata dell'olandese, magari domani si parte in altro paese a cominciare a fare un esperto. Ma ogni minchia ha protezione. Ma polizia, a conto vostro ce l'avete? Ce l'avete a conto vostro? Bello mio! Oh, una rivoluzione, manifestazione, tutta a largo Chigi, tutta a manifestare. Chiamammoli tutti gli italiani, i politici a casa, dovete stare a casa. Dovete ricominciare dalle scuole.
perché non sapete governare, non sapete leggere, non sapete scrivere. Ogni volta che io vedo le Iene, vedo qualsiasi programma e vi fanno una domanda, non siete capaci neanche a rispondere, non sapete neanche leggere, non sapete scrivere. Ma che cos'è? Ma è certo che quando arriviamo in America si mettono a ridere. Perché non è più come 30 anni fa, come 20 anni fa, che c'erano grandi intellettuali, grandi personaggi che comunque sapevano gestire un'Italia pur sapendo rubare come hanno sempre rubato, che ora siamo tutti affondati. Andruca Isis, siamo tutti finiti. Tutti. Io la notte dormo e manco saggio se domani mi arriva una bomba, come l'hai avuto finora. E quindi non dormo. Avevo dormo 5 anni. Che cosa stiamo dicendo, raga? Ma che stiamo dicendo? E io ho dovuto prendere e mettere tutte le telecamere fuori, dentro, spendevo un sacco di soldi. Ma che fa, babbiamo, diciamo vero? Ma non siamo arrivati, piccioni, vogliamo arrivare, chio. Prepariamo una fossa, l'unico posto salvo sarà la nostra fossa. Gente pensionata, gente anche che non lavora, io la vedo davanti ai cassetti tutti i giorni. Ma che fai, i cassonetti di immondizia? Gente che viene a elemosinare, persone per bene che sono stati avvocati, dottori, medici. Ma siete vergognosi politici, fate schifo, arrestatemi pure. Me ne fotte una beata minchia, non ho niente di che perdere. Ma io è vergognoso quando sento dire che un imprenditore si ammazza. È vergognoso quando io da siciliana con gommone mi partivo qua a Roma a fare la mia fortuna, perché in Sicilia poteva fare la signorona, capito? A sentirmi dire che un olandese ha cagato a casa mia. E se io vai in Olanda faccio la signora, perché abbiamo civilizzato tutto il mondo con Monsignor della Casa, con il bondone di Don Chisciotte. Ma che fa, stiamo scherzando? Abbiamo costruito noi il mondo. Su tutto, non c'è rimedio. Presidente della Repubblica, io le chiedo, che lei è una persona veramente per bene, è appena arrivato, di fare giustizia. Almeno un pochino di giustizia che non ha potuto avere lei, che lo faccia per i propri cittadini. Perché qua siamo in mano a nessuno. E con questo io concludo.